Duro volantino dell'opposizione consiliare di Eboli che si lancia all'attacco del sindaco Cariello chiedendogli di dare risposte alle interrogazioni sui temi più importanti che riguardano la città. Ad entrare nel dettaglio del volantino che sarà distribuito sin dal pomeriggio di oggi, il consigliere Antonio Conte. Abbiamo voluto fare un attimo il punto della situazione, di quanto il comune sia in difficoltà, di quanto il comune sia in mani sbagliate. Ormai l'attenzione da parte dell'autorità giudiziaria su molti atti che riguardano questa amministrazione guidata dal sindaco Cariello sono ormai tanti. C'è un'attenzione molto molto forte su tanti argomenti che noi come opposizione, con richiesta di consiglio comunale, comunali, interrogazioni, ordini del giorno e note inviate a questo comune, abbiamo varie volte e in diverse occasioni già segnalato. Il sindaco fa finta di non capire, il sindaco tira dritto, ma continua a governare questa città senza alcun limite, andando ormai oltre ogni misura, su ogni atto, su ogni atto. Basti pensare per esempio, per un attimo, a quanto è avvenuto per la vicenda dell'ISES, basta pensare per un attimo ai tanti soldi spesi per la manutenzione senza determina, senza una delibera, senza naturalmente una gara. E sono soldi pubblici, non possono essere spesi in questo modo. Qualcuno mi osserverà, ma c'era bisogno e c'era l'urgenza. Bene, ma si fanno le gare, si può prevedere quanto e che cosa serve nelle scuole. E poi naturalmente se ci sono altre problematiche si può sempre rimediare. Lui va dritto, telefonano le ditte, telefonano le persone, giusto come se fossero dei privati cittadini o un normale condominio e naturalmente affidano lavori, ripeto, senza né lettere né determine né delibere. E posso continuare su questa cosa, su queste vicende, insomma, si potrebbe parlare per ore. C'è una delinquenza diffusa nella città e non si prende, come dire, nessuna iniziativa che possa bloccare o fermare queste presenze. Vi sono una serie di problemi che riguardano la viabilità, la questione dell'ambiente, il famoso polo agroalimentare, le zone periferiche e la fascia costiera sono abbandonate completamente a se stesse. Non c'è una proposta, non c'è una delibera di consiglio comunale o di giunta che vada nella direzione di risolvere questi annosi problemi. Ci sono solo patrocini e ci sono solo, come dire, questioni che possono essere definite clientelari. Per ultimo, è arrivata finalmente l'adozione del PUC, hanno fatto la delibera di giunta per l'adozione del PUC. Adesso parte tutto quanto questo meccanismo. Noi non vediamo nessuna novità, anzi, probabilmente è la copia di quanto fatto dalla precedente amministrazione Melchionda, che subì per la verità su questo argomento, addirittura ci arrivammo all'epoca allo scioglimento del Consiglio Comunale.